Anfaccio a tutti guaglione's, qui è Canuvo e bentornati in un nuovo video, una nuova challenge inside. Mi siamo in promo per Diamond 1. Molti si potrebbero chiedere, cane, perché non hai le cuffie? Perché mi sono rotte, vaffanculo. Mi dovrebbero, aspettate un po' il microfono. Mi dovrebbero rientrare le cuffie che ho ordinate su Amazon un'altra volta. Quindi credo che per 10, 11, 12 luglio siano qui e le riutilizzerò, ovviamente. Detto questo, ragazzi, vi devo dire un'altra cosa assai fantastica. Aspetta un attimo, forse io so un coglione col botto, sapete? Oh, vabbè. E sapete che ogni video adesso nella descrizione metto Master Serune. Promo per di uno, una vinta, una persa. E quella persa l'ho persa perché ho 2 giorni in Champions Select in streaming, perché mi sono sbagliato e non ho piccato, mi ho 2 giorni per sbaglio. Io volevo dire, vi volevo chiedere scusa perché ieri non ho fatto uscire nessun video, ma ho calcolato male gli orari e ho preferito streamare la sera invece che mettermi a recare. Vi chiedo scusa. Detto questo, concentriamoci circa come dice sta partita. Allora, andiamo di info. Credo che sia Card to Stop, non lo so perché potrebbe essere a sto punto anche Echo Dop potrebbe essere, però noi va bene lo stesso, sì, Echo e Cartus. Abbiamo le rune che vedrete in descrizione, sono molto molto forti contro gli AP. Molto molto forti. E dovremmo solo scalare. Primo item potremmo andare Triforce, ovviamente. E secondo rushare Wit's End, ora che ci penso, perché con il loro team, la Wit's End prende molto molto value. Poi abbiamo anche Corki in team, quindi levare Magic Resist potrebbe essere pretty good come idea. Quindi mo vediamo. Bravo, bravo, Lisin. I like it. Andiamo a rompere il cazzo a Karthus. That's unfortunate. Mi vado a stoppare call. Voi direte perché? Perché mo appena spawnano i minion, questo fa tardi dietro turn lane. Probabilmente non perderà nulla, eh. Non credo perderà Expert, se regala adesso. Probabilmente tornerà in lane in modo assai perfetto. Però ok, cerchiamo di aiutare questo. Anche se non aiuto tanto, un po' di pull glielo do. Do 2 autoattacchi, niente di che. E mi dà anche un hit, non posso fargli più nient'altro. Purtroppo. Se no torno tardi lane. Lui ha tippato Karthus. Top TP, I think. Top ha tippato, top ha tippato. Io ho fatto una serie di calcoli e non avrebbe perso pressoché niente. Però è ok, nice. Quello minion lo perdremo. Perché sono un coglione e stavo a grattare. Come seconda maximo la W. Lifesteal è anche molto importante in questi matchup. Quindi probabilmente il lifesteal che ci faremo sarà quello della Ruined King. Verso il late game. Dopo la cutscene, magari. Visto che non voglio far vedere che porto la W, vado dentro. Porto la W, così non si vede che l'ho portata. E ritorno fuori, capito? Questo è un trucco che potete fare in lane contro magari in un matchup che. Buono così. Nice Arras. Ricordiamo che lui non ha il TP, quindi questi piccoli Arras mi fanno più che comodo a me. Nice Arras again. Ragazzi, lui è morto se rimane qua, quindi non dovrebbe rimanere. Dovrebbe regalare. Ha optato per rimanere ed è morto. Buono in culo sta cosa. Aveva il flash up, non so per quale motivo non l'abbia usato. Forse sapeva che ce l'avevo anch'io, avrei flashato e non mi ha attaccato successivamente. Io direi, potremmo regalare, ma credo che qui sia un'ottima occasione per rombare mid, perché loro hanno ecco mid che ha una kill. Corki è morto. Ah no, è morto di Sin. Ecco il TP up. Proviamo a gankare mid. Io credo che sia un ottimo gank questo. Top sta perdendo un casino, Karthus. Ah, non c'è, ecco.
Dónde estás? Easy, nice. Nice man, good job. E gli abbiamo resettato la wave. Bot hanno fatto uno per uno? Sì. Ah, questo è stato un bel gank da parte nostra, un bel rom. Perché ecco, aveva appena preso la kill su Lee Sin, probabilmente dipperà, adesso lo sta perdendo tantissimo, ecco. Se non è il TP o cazzi suoi. Credo l'abbia però. Ti pare che non ce l'ha quando l'ho usato. Lol, non è il TP. Ecco, ha perso una mela di wave. Nice round da parte nostra. Nice follow up da Corki. Nice exhaust. GG. Questa cosa gli farà molto male. Ah no, tipo adesso non credo. Non lo so, non ho visto. Abbiamo 36 farm, Karthus ne ha 18. Siamo messi veramente bene. Questo matchup il Karthus più che altro non può vincere. È veramente, veramente difficile. O ci abusa a livello 1-2 o facciamo il 3-4 e lo killiamo anytime. Ma tra poco facciamo anche il 6. Io qua l'ho fatto, aspetta delle 7 di Scina, avete visto? Qui possiamo anche levarlo, ragazzi. Ed è quello che farò. Mi scrivono su Fuckbook, mo chi è? Nice. Poi gli attacchi qua, alla torre e becchiamo. Aspetta, fatemi vedere Facebook, non pensavo che l'avessi aperto. Ma che cazzo è questo? Non lo conosco. Regaliamo. Nice. Nice, 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 buono così. Lifesteal, potevo andare per Lifesteal adesso, però... No, non c'è bisogno, siamo messi molto bene, non abbiamo bisogno dell'Lifesteal, quindi andiamo di Triforce, dopo Triforce chiudiamo la Woods End, e dopo la Woods End andiamo di Lifesteal, Vampiric. Vampiric che poi diventerà probabilmente o una Ruined King, o una Death Dance. Può diventare anche una Death Dance, perché no? O una Blood, però credo che sia più una Death Dance o una Ruined King. Corki è a livello 5, ha meno farm di Echo, però se l'è rikillato, non so se l'ha gankato così, non è... Questa cosa di legge. Questo è un nice Arras, guys. Questi sono gli Arras che vogliamo fare con Irelia contro Karthus. E fare pullarci di W. Bot sta succedendo tutto il mondo. Troppo non abbiamo più. Però il Karthus non abbia il 6. Karthus non è il 6, ragazzi. Questa cosa è huge. Peccato. La sfida dobbiamo cari a noi. Ce la possiamo fare a cariare. Siamo molto ahead. Siamo molto... Qua riperde altra farm, Karthus, ha usato il flash. Diciamo di prendere la torre ASAP. Però senza rischiare troppo. Regaliamo, Karthus TP. Benissimo così, regaliamo, abbiamo il Phage e gli damiamo l'attack speed. E potrebbe essere good il gank da Lee Sin. Però probabilmente ci muoverà. Metti il problema, sapevo che ci sarei morto in un gank del genere, purtroppo. Non è... questioni... Non è worth una cosa del genere comunque. Sarebbe stato meglio regalare.
Però è ok. Mi piacerebbe di fare il bot. Credo che hanno preso loro Frostblood Tower, però ok. Abbiamo preso due kill, molto molto good. Non volevo fargli prendere la Frostblood Tower, però è andata così, la volevo prendere io top, ma... Shit happens, andiamo di Mercury. Mercury with Sand, allora faremo Mercury with Sand e poi andiamo di Death Dance, e dopo Death Dance andiamo di Spirit Visage. Credo che sia l'ionizzazione più forte che possiamo fare in questo momento. Bisogna per forza venire da chi. Non è worth sta cosa. Questa cosa non è per niente worth, by the way. Non mi diveni top. Diveni top perché sono sicuro che ci sia Velkoz e Miss Fort. Ah no, Miss Fort non è bot, ok. Good, dato ripresa, nice, nice. Abbiamo ancora una nice farm, man. Siamo messi molto bene. Na 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 na. Ha wardato qua, credo. Jungle si sta facendo loro, siamo due nel bot. Ok. Cioè ci sta a fare questi trade, magari fosse stato un inferno al monte. Però no. Va bene, per carità. Se prendiamo anche la due bot va benissimo. Riven ne sta molto bene rispetto a MF. Ah no, ti pigli a fare. Ok, andiamo di Witsand, Witsand, Death Dance e Spirit Visage, siamo enormi. E loro non ci buttano più giù. E dopo la Spirit credo proprio che andrò anche di Frozen Mallet. Per avere più vita e per slowarli in maniera esilerante. Mondo, non fa ste cazzate. Allora, Lisin è molto scarso. Non riesce a capire come... come si dovrebbe giocare, ok? Quindi dobbiamo cercare di inventare noi le cose perché purtroppo se facciamo shot quella lì ovviamente finisce male qua. Driven, driven. Lì. Stop, try stuff, please. Lì si deve fermarsi di fare ste cazzate, perché sennò andiamo a finire a perdere il game.
Il tubione perde l'ultimo che andava proprio per di uno. Quando sto qua cercando di solo variare mi dà molto fastidio. Fucking hell, dude. Fucking hell, dude. Non dopo. Sentiamo dopo, bro. Prendi la te, sti cazzi, mate. Sti cazzi, Drakil. Se la prendete, prendi la te. Comunque sta facendo... Mi faccio quasi più danni a tizio se non ho quello guapo, quindi devo stare molto attento. Chi va a bot? Adesso dance mi servirà molto. E anche la Woods End, of course. Perché con tutto la Death Dance per avere quella D in più. Holy shit. Lisina, guarda, Lisina trova top, Lisina. Vediamo che trova Lisina. Ah, mio Dio, questo Lisina, ragazzi. Lisina è bad as fuck, porca troia. Si offende pure se glielo dicono. È vero. Non ho mai capito perché uno si dovrebbe offendere se è vero che è scarso in culo. Cioè se è scarso è vero, qual è il problema? Non dire però che non è vero. Perché è vero che sei scarso. Ci sta probabilmente solo perdendo il game. Questo di Sin Draven next dream, cioè. Il problema di Draven non è se deve fare l'ex drink. Il problema di Draven è che deve sapersi posizionare e magari saper kaitare, perché come sta facendo adesso anche in individuale babbuini. Questo è un bel problema. Abbiamo la Wuxian. Di Sin a Trissi si sta facendo Magic Resist. Io ce l'ho Wuxian, è stato molto grosso. Adesso mi serve la Death Dance assolutamente. Sto arrivando. E dopo Death Dance andiamo di spirito. Sto pensando addirittura di farmi più video della Death Dance. Guardate questo, guardate questo. Questo Lee Sin, man. Mate, stava a fare avanti indietro qua quando... Quando capirà Lee Sin che è meglio che killino lui invece che me, vinceremo il game. Uno top, Corki, vai top per l'amor del cielo, vai top. Vado bot a prendere la torre, ci serve pure sta torre mid, tra poco c'è il Baron. Uno versus uno, Karthus lo distruggo, addirittura credo di killarmi anche Gragas. Cioè Gragas e Karthus insieme allo stesso momento. Non ne sono sicuro di questo. Però... Cioè comunque il MR ce l'ho, credo. Il sustain un po' ce l'ho tramite la ulti e la doppia ulti. Dai, non stiamo tutto il mamma adesso. Hanno preso il drago. Bravo, bravo Lee Sin, bravo, bravo, bravo. I am worse. Ci sto carriando io.
Clicco solo perché per fare mi sa che... Vieni Cartus, vieni, vieni. Sta regalando qua Cartus. Oh, no good word si deve tippare, guarda che bello. No good word. Dovete riutilizzare il mio TP. Not good words. Forti qui. Oh, tu cazzo a Corki? Spero tu abbia il flash. Holy shit. Ok, ok. Nice, mi hanno one-shottato. Ah, MF mi hanno one-shottato. Mazza di ultimo quanto mi ha levato. Io ho sbagliato qua, sono andato su Cartus, ma ho completamente sbagliato a usare flash into. My bad. MF fanno male di danni. Poi c'ho letality. Io non c'ho armor, quindi questo è un bel cazzo. Allora, come se la sita mi farò la Guardian Angel. Troppo che abbiamo la Death Dance. Sì, la sita è in Guardian Angel, forse. Mentre questa cosa è huge, cazzo. Questa cosa è huge. Prendo il blu così ho 45 CD. Vado botta a pushare. Abbiamo il Baron. Adesso il mio team con la pressure del Baron può tranquillamente magari andare mid e semplicemente non morire, visto che hanno il Baron, ok? E io posso pushare bot. Meno male Lisina ha fatto una cosa giusta. Meno male. Io credo una, nei commenti se la gente scrive veramente Lisin ti ha salvato il game perché ha salvato il Baron, quando in realtà tutto il game ce l'ha fatto perdere lui. Credo che ci sia veramente gente che possa dire una cosa. Oh my way dude. Oh my fucking way dude. Ah, questo era un bel kick. Era un bel kick. Ma che culo Gragas, man. Bel kick. Ma danni me li fanno, ma non credo ancora di cazzo è che me li faccia. Forse ecco qua l'ho fatti. Madonna, ciao, ecco. Andiamo di spirit adesso. E dopo la spirit andremo con Jump Corki. Pure sta giocando molto bene. Meno male che abbiamo fatto quel Romini early game che l'ha riportato in game, perché sennò non so come saremmo stati adesso. Ecco quello subito contro Corki, sai che bella fine avrebbe fatto Corki. Meno male che abbiamo fatto quel rom a livello 3, a livello 4. Se non avessimo fatto quel rom, Corki sarebbe stata una merda. Rimacci, rimacci, rimacci. Tutti morti? Di loro? Nice man. Sorry Corki NP XD. Holy shit. Nice, nice. Ho già finito il blu. Ah what? Sto spawn skill pensando di avere il blu. Ma poi uso, cosa faccio io? Vabbè, tanco pure io a sti cazzi. Beh, cazzo, non credo. Tanto dopo questo vado a back, quindi. Anche se ce l'ho posto tra poco. Sono morto.
Solo perché non ho voluto. Questa è una cosa molto bella. E poi è andato via dall'incendiatore, ma è rimasto, l'ho scapocciato e ho detto vaffanculo ormai. Vedete, queste sono cose che non dovrebbero fare, non dovreste fare. Proprio scapocciato l'ho fatto. Non mi chiedete perché, però è andata così. No 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 no. Ok, dobbiamo fare adesso stare bot e fare crescere al baron. Io setup baron, I stay bot, chill, we win. Raga, adesso sono veramente grosso contro gli AP, quindi mi faccio sia Karthus che Gragas. Absolutely. Pure è come kill, mi killo tutti. Gli AP, forse faccio pure, no, 1v3 no. Però 1v2 tra questi tre me li faccio sempre. Se tappate top per cortesia. Andiamo a pushare bot, noi qua c'è il trinket blu mi pare. Pushiamo bot qua. Purtroppo la mia pecca di Reglia è che se non ti fai la prima ti devi pushare così e sprecare tanto mana. Perché sennò non riesce a dare pressure subito. Adesso li chilo in normal attack perché c'ho anche Minion dietro, però. Beh. Non abbiamo good vision per il mio TP, guardate. Nami ha guardato difensivo. Stay ward a me. Vedete, poi dite perché uno si incazza. Nami ha guardato difensivo quando la pressure ce l'abbiamo noi. Questa è una cosa molto bella perché io non potrò mai full tippare in questo modo. Perché loro non prenderanno mai iniziativa. Se la prendono sbagliano loro o sbaglia il mio team perché gliela fa prendere e magari da uno spazio di recupero. Per dirti, ma. Porco di cile danni. Hai zero armor. Sto fa che vediamo come fa. Vabbè, uno kill di due e va costato tutto il tale. Credo che sia abbastanza quello come cosa. Prendi sta dove va. Guarda lì. Peccato per Becco, che erano in tre bot, non so per quale motivo. Ok. Andiamo di Guardian Angel adesso, sì. Assolutamente Guardian Angel. Se faccio Guardian Angel però voglio colpare. Se faccio Frase Male te voglio splittare. Ma vedendo che il mio team non riesce a mettere pressure, ok? Quindi visto che il mio team non riesce a mettere pressure, io purtroppo sono costretto a gruppare. Mi piacerebbe molto split pushare contro questo team, contro quel team. Però non posso perché il mio team non lo permette. Non me lo permette perché sono molto handicappati. Molti mi chiedono tipo, Cane, come faccio a split pushare se il mio team non mi permette di split pushare? Ci sono volte che il tuo team purtroppo non ti permette di split pushare e tu non devi split pushare. Punto. Bara. Questa è la ardua verità, la dura verità. E cosa fai quando succedono queste cose? Gruppi col tuo team. Questo è quello che fai quando succedono queste cose. Gruppi. Basta. Ok. Ecco, è morto. Ecco il TP. Non ce la possiamo fare bar. Oh, questa? C'è Beckles che mi aspetta qua. Addio. Vado bot io. Non bot. No 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 no. Lasciatemi pressurare bot per cortesia. Just clear world e lasciatemi pressurare bot. Io se la killa è huge. Guardate, non ho vision per tippare, guardate. Invece ti adesso. Come cazzo è possibile che siamo morti tutti? Flash up, flash up.
Cazzo. Oddio santo. Ma perché? Ma perché? Sta kill che avrebbe risolto. Peccato, mate. Il mio livello mi ha fatto quella di genere. Good, good. Ma non ho più il TP però, quindi... Be careful, ecco. Guardiamo quanti angel per il prossimo fight, se me lo permettete. Quindi se mi fate fermare 620 gold... Oh, be careful. Spero sia rato. Ok, good. Che cazzo sta mettendo? Un altro TP, ecco. Non ha la zona quello, zi. Non ha la zona, vai, vai, non ha la zona, vai corchi. Ma si può? Cazzo. Ecco, non ha il TP. Ma io faccio damage con one shot il bar. Boom, boom. Uno top per cortesia, vado, vado a clearare top, va. Clero top, regallo e torno top da spear pushare. Anzi, spear pushare che? C'ho la Guardian Angel, non mi conviene spear pushare adesso. Questa GA faccio veramente tanti danni. E soprattutto mi dà anche un po' di danni di MF. Adesso MF comunque mi faccio tanti danni, perché è una build che non è propensa a fare danni. Adesso però andrò di elisire da rosso, via. All mid. Andiamo tutti mid, dai. Su. Io vorrei spear pushare qua. Se muore Vel'Koz è buono. Possiamo levare, possiamo levare, possiamo levare. Dive, 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 dive. We can dive, man. Oddio. GGWP. Ah, Lesina ha fatto 1.9. Ma sì, non lo sapevo. Pensavo fosse stato Lesina. Mazza. Pure MF Judge. Nice Judge. What the fuck. Corki, Honor. Siamo tornati di 1. Nice così, nice così. È quello che ha ricevuto più Honor. Of course sono quello che ha ricevuto più Honor. Of course, tre persone hanno dato me. Of course che tre persone hanno dato me. Sono troppo fucking forte. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio il rune e master in descrizione. A faccio tutti ragazzi dal vostro cane lupo nazionale. Bella.